Il tempo delle mascherine non è ancora finito. Dal governo, infatti, sono attese le nuove regole sul dispositivo di protezione. Certo è che dal 1 maggio si allenteranno le restrizioni anticontagio. Il Green Pass, ad esempio, non sarà più necessario per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Tra questi, bar, ristoranti, centri benessere, convegni, cinema e teatri, ma anche i centri culturali, sociali e ricreativi. Unica eccezione, gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, per cui resta la sospensione dal lavoro fino al 31 dicembre per chi non si vaccina. Rimane da sciogliere invece il nodo delle mascherine al chiuso. Saranno determinanti nelle prossime ore i dati sull'andamento dell'epidemia. Il governo sta pensando di prorogare l'uso della mascherina dopo il 1 maggio in determinati luoghi chiusi. È d'accordo su questa cosa? Se il luogo chiuso è molto piccolo e affollato, penso di sì, se no, no, cioè dipende dal luogo. C'è una regola generale, mi sembra assurda. Quindi dovremo valutare poi a seconda del comando ci farà sapere. Sì, com'è la situazione, come anche all'aperto, no? La stessa cosa, se uno viene qui al mercato il sabato, probabilmente la mascherina è utile, anche perché non c'è più nessuno che prende l'influenza perché c'è la mascherina, però è una scocciatura. Io lo indosso... insomma facoltativamente, ecco, diciamo. Nei luoghi di assembramento dove ritiene sia più opportuno. Sono costretto quando entro dentro un locale, magari anche me lo chiedono, purtroppo la metto. E a volte sono un po' dimentico, ecco, delle cose. Comunque credo che è meglio che vada così. Per me è giusto dentro, chiaramente è giusto, perché non bisogna sottovalutare no, l'importanza, perché ancora il virus esiste, c'è, circola. Dentro sicuramente, fuori non penso, non so. Sono d'accordo, luoghi chiusi d'accordo, ad eccezione di quelli che ristoranti in cui uno se li deve comunque togliere, però treni, dove sono i luoghi chiusi io sono d'accordo. Si parla infatti anche di mezzi di trasporto secondo sì, le prime indiscrezioni. Mezzi di trasporto, treni, autobus, d'accordissimo, supermercati addirittura sì, perché comunque ancora, secondo me ancora fino all'autunno sarebbe opportuno tenerle. In un negozio è giusto, anche a passeggio. Quando ci sono questi assemblamenti, il mercato, la sera che c'è tanto passeggio, è opportuno ancora indossare la mascherina. Io sarei ancora possibilmente d'accordo quanto c'è la gente nei posti chiusi, nei negozi, ancora da mettere la mascherina. E lei è giusto, se voi venisse prorogate in determinati luoghi, non in tutti? No, non, sì, anche tutti, perché il supermercato, dove che si va, perché non si sa mai dalle persone ancora, sono positive ancora e stanno girando, fanno i test anti-Covid e non dicono neanche il dottore che sono positivi.